noi abbiamo presentato una cooperativa sociale tipo A e quindi diciamo il nostro scopo principale era quello di servire dei servizi in agevolazione alle persone svantaggiate presenti nel territorio che è di nostra competenza. Allora, il lavoro riguardava la simulazione di un anno di vita di una cooperativa, in particolare per noi era una cooperativa di produzione di lavoro e ci siamo organizzati in gruppo con la classe per simulare quest'anno e formare dei documenti per la cooperativa, appunto. Dopo neanche 2 settimane dalla chiusura dell'importante progetto di alternanza scuola-lavoro dedicato alle professioni del sociale, che ha messo insieme la Formica, il liceo scientifico Einstein e tanti importanti soggetti del territorio, si è concluso un altro importante percorso didattico che ha visto diversi studenti ed insegnanti del Valturio mettersi in gioco con una formazione specifica sulla cooperazione sociale. Un esempio tangibile che mette in evidenza, oltre alla collaudata collaborazione fra l'Istituto Economico Valturio e la cooperativa riminese, anche come l'alternanza scuola-lavoro sia entrata ormai a pieno titolo anche nel mondo del no profit. Two weeks ago we start a project with the aim to simulate 1 year of activity of a social cooperative with limited ability. Cooperatives are voluntary organizations that are owned and run by their members. Dopo aver fatto le consuete lezioni in aula ed acquisito diverse nozioni teoriche, i ragazzi della 4B indirizzo informatica si sono divisi in 4 gruppi ed hanno simulato la creazione ed il primo anno di vita di un'azienda cooperativa. Successivamente hanno presentato il proprio lavoro nella sala riunioni della cooperativa in via Portogallo, davanti ad una commissione formata dai loro insegnanti ed alcuni dirigenti della cooperativa, tra cui Pietro Borghini e Mirka Renzetti. Una vera e propria prova d'esame fuori sede, se così si può dire, definita prova autentica dal professor Paolo Correggioli, che insieme al presidente Pietro Borghini ha delineato ed organizzato tutto il progetto di alternanza scuola-lavoro. Diciamo che tecnicamente è quella che viene chiamata prova di realtà, prova autentica. Consiste in questo, si richiede ai ragazzi di dare appunto prova, di sapere fare qualche cosa di concreto con quello che hanno imparato. Diciamo che quindi è un modo di verificare quello che i ragazzi hanno studiato che esce da quelli che sono i canoni ordinari della scuola. Non è la prima volta che questo istituto collabora con la Formica. Pietro, questo progetto come è strutturato questa volta? Allora, questa volta il progetto è stato strutturato in maniera diversa perché mentre l'anno passato diciamo, abbiamo fatto noi 2 lezioni a scuola e in mezzo fra le 2 lezioni i ragazzi hanno lavorato, questa volta si è preferito concludere il progetto proprio qui alla sede. Quindi ho fatto io una prima lezione all'inizio di maggio, poi i ragazzi per circa 15 giorni hanno lavorato a casa e poi sono venuti qui. La cosa interessante di quest'anno è che per la prima volta questo progetto, che fino all'anno scorso era un progetto più di testimonianza nostra e di voglio dire, comunicare la nostra esperienza di cooperatori sociali alla classe, quest'anno si è collocata in pieno dentro l'alternanza scuola-lavoro anche dando una valutazione ai ragazzi. Qui ai ragazzi vengono date delle nozioni scolastiche, nello specifico parliamo delle società cooperative. Poi ai ragazzi è stato chiesto di affrontare un compito reale, cioè di simulare la creazione di una cooperativa, di simulare il primo anno di vita. Quindi i ragazzi hanno dovuto assemblare tutte le nozioni che hanno imparato e metterle in pratica. Quindi ci sentiamo fieri di essere stati coinvolti da una scuola così importante come il Valturio di Rimini in un progetto così importante come quello dell'alternanza lavoro, con anche un compito così importante di dare una valutazione ai ragazzi. È un lavoro collegiale quello fatto dai ragazzi del Valturio, un impegno che è andato ben oltre gli aspetti economici e giuridici legati al mondo della cooperazione, tema già da diversi anni consolidato nei programmi della scuola riminese. È emerso soprattutto ciò che è l'elemento fondante della cooperazione sociale, cioè il lavoro di gruppo. I ragazzi sin dai primi momenti in cui è iniziato il gioco della simulazione hanno potuto sperimentare davvero quella che è la cooperazione personale, cioè l'ascolto reciproco, il rispetto della diversità d'opinione, il mettersi in discussione fino alla necessità di prendere delle decisioni facendo condensare solamente le migliori idee. Sì,
questo è l'aspetto più bello, perché era alla base di questa simulazione, che sembrava un gioco, ma forse anche col fatto che i ragazzi sapevano che poi c'era una valutazione si sono impegnati, ma si potevano impegnare in realtà essendo un gruppetto di sei come sei singoli. Invece hanno capito tutti che dal lavoro dell'uno dipendeva anche il buon esito del progetto comune, e quindi si sono divisi a coppie o in due o tre gruppi e hanno lavorato molto insieme. Questo è stato riconosciuto in maniera importante anche dagli altri insegnanti, che avendo la classe da diversi anni, facendo diverse prove o diversi lavori con i ragazzi, hanno detto che forse per la prima volta i ragazzi sono riusciti a lavorare bene in gruppo. Questo ci dà molta soddisfazione come cooperatori, perché è chiaro che ci sentiamo di dire che abbiamo messo forse il primo semino per i futuri cooperatori del domani. È quello che poi ci ha unito di più dopo le divergenze iniziali, proprio per far emergere questo spirito di cooperazione e quindi concludere il lavoro proprio sulle cooperative. Penso sia andata bene, nonostante abbiano provato a metterci in difficoltà con domande abbastanza puntigliose, però penso che siamo riusciti a convincerli per il nostro lavoro. Allora, secondo me i professori erano interessati al nostro lavoro di gruppo, all'organizzazione e diciamo alla nostra tempistica, perché avevamo una tempistica di 12 ore. Effettivamente lo spirito di lavoro di gruppo e anche alle richieste che sono state fatte ai ragazzi, la risposta si vede che l'ambiente diverso in cui si sono trovati ha prodotto dei risultati molto diversi da quelli che si sarebbero stati a scuola. Il lavoro di gruppo è stata la nostra forza, secondo me. Sì, perché alla fine lo spirito cooperativo riguarda il saper lavorare insieme e pensare più alla vita della cooperativa che a quella personale, e il lavoro in gruppo penso che ci possa aiutare anche proprio come vita all'interno della classe e a conoscerci meglio. Un lavoro di gruppo, appunto, che li ha fatti mettere davanti ai propri limiti e alle difficoltà del condividere, confrontarsi, verificare ciò che pensa la persona che ho davanti e come lui possa dare il suo contributo alla medesima causa che anch'io sto perseguendo. Un atteggiamento che è appunto l'elemento fondante della cooperazione, che ha fatto emergere tra i ragazzi capacità personali che vanno oltre quelle che sono le nozioni teoriche, comunque indispensabili e acquisite dal punto di vista scolastico. In realtà quello che mi è piaciuto molto, che ho notato in tutte e quattro le relazioni e che è emerso in maniera molto interessante, è stata la valutazione dei ragazzi stessi sull'attività svolta. Cioè, raramente succede, hanno proprio tutti osservato che hanno imparato a lavorare insieme, rispettando anche i tempi reciproci e le diversità e quindi le caratteristiche dei singoli. Questo è un fatto che a scuola non avviene molto spesso, o perlomeno non avviene in modo sistematico, in modo costante, per cui ho proprio ho notato con piacere, e a loro l'ho detto ieri mattina parlando della sintesi di questo lavoro, questo aspetto qua, che secondo me è un fatto, ecco, è una competenza, diciamo così, molto molto interessante. Sì, perché alla fine lo spirito cooperativo riguarda il saper lavorare insieme e pensare più alla vita della cooperativa che a quella personale, e il lavoro in gruppo penso che ci possa aiutare anche proprio come vita all'interno della classe e a conoscerci meglio. Insomma, un progetto davvero completo in cui i ragazzi sono riusciti a produrre qualcosa che solo in aula non sarebbero riusciti a fare, interagendo fra di loro, con gli insegnanti e con un mondo imprenditoriale autentico radicato nel loro territorio, del quale chissà, forse un domani faranno parte e contribuiranno a far crescere.